Ciao ragazze, allora, siccome spesso mi fate domande sull'alimentazione o su come mi tengo in forma, eccetera, eccetera, oggi voglio farvi questo video su 10 consigli pratici e facilissimi da mettere in pratica appunto da subito, quindi sono fattibili, per mantenersi in forma, per perdere peso. Quindi iniziamo con il primo. Quando vogliamo perdere peso siamo tentate di non mangiare, tipo non fare colazione, saltare la colazione, oppure tra un pasto e l'altro non mangiare e stare lì, cioè fino a quando non ce la facciamo più con la fame. E questa è una cosa sbagliatissimissimissima, perché è molto meglio mangiare tante volte al giorno, ma con piccole porzioni, piuttosto che non mangiare niente e magari ritrovarsi la sera che stiamo tipo morendo di fame e quindi mangiamo 73 cheeseburger al McDonald's, 5 piatti di pasta al ragù e 7 torte. No, però circa, avete capito quello che intendo? Perché anch'io da piccolina ero tentata di fare così, magari volevo perdere 2 kg, non mangiavo niente, poi la sera mi abbuffavo come se non ci fosse un domani. Ecco, questo è sbagliato perché? Perché il nostro metabolismo così si rallenta, perché il corpo vede che non mangiamo. E quindi dice: cavolo, nel momento in cui mangiamo e ci abbuffiamo, noi il corpo mette da parte tutto quello che noi stiamo mangiando in quel momento, perché ha già capito che poi il giorno dopo è la stessa identica cosa, quindi stiamo a digiuno di nuovo tutto il giorno, comunque per tante tante ore. Invece, mangiando spessissimo, però con piccole razioni e cose naturalmente sane, insomma, sono sicura che lo sapete, di non mangiarvi tutta la cioccolata, tutto l'uovo di cioccolato Lindt, però con piccole piccole porzioni acceleriamo il metabolismo, così quello che mangiamo lo bruciamo prima. Numero 2, sforzatevi di bere sempre tanta acqua, almeno 2 litri al giorno. E vi dico questo, allora ve lo dico sempre, ma in questo video ve lo dico, vi giuro, non voglio rompervi le scatole, in questo video ve lo dico non solo per il fatto che fa bene, lo sappiamo tutti, bisogna bere tanta acqua, ma molto spesso capita, e capita veramente anche a me, che mi sembra di aver fame, in realtà ho sete e spesso può succedere che quando abbiamo sete non ci rendiamo conto di avere sete, pensiamo di aver fame e quindi andiamo in frigorifero e ci mangiamo, non lo so, un budino al crème caramel oppure, che ne so, un panino di salame. Provate veramente a pensare un attimo se avete bevuto abbastanza acqua in quella giornata. Se non è così, invece che buttarvi su un panino di mortadella, provate a bere uno o due bicchieri pieni d'acqua e vedete se la sensazione di fame vi è passata. Numero 3, lavatevi sempre i denti subito dopo aver cenato. E vi dico questo perché? Perché se ci laviamo i denti, e anche qui anch'io mi metto in mezzo, se ci laviamo i denti subito dopo aver cenato, abbiamo molte meno possibilità di metterci là davanti la TV a sgranocchiare patatine oppure i rimasugli delle uova di cioccolato di Pasqua, ho sempre il cioccolato in mente, proprio perché non avremo voglia di ritornare a lavarci i denti, almeno per me è così. Quindi se mi lavo i denti subito dopo aver cenato, che ne so, mangio un piatto di pasta, mi mangio un dolcetto, un frutto, poi mi lavo i denti, so che fino a quando non vado a dormire non mangio altro per la pigrizia, perché non ho voglia di ritornare a lavarmi i denti. Numero 4, eliminate definitivamente tutto le bevande che non siano acqua, quindi Coca-Cola, Fanta e roba gasata, ma anche succhi di frutta, tè freddi, limonate con zucchero, eccetera, 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 perché alla fine della giornata, se voi siete abituati a bere tutto questo tipo di bevande, alla fine e le sostituite con l'acqua, vi garantisco che alla fine della giornata avete eliminato un pacco così pieno pieno di zucchero, che veramente non è poco, anzi. Numero 5, e questo nessuno lo sa, ma fateci caso, vi garantisco che è così, perché da quando lo so ho cominciato a notarlo ovunque. Allora, se uscite, andate al ristorante, cercate di vestirvi di blu, magari uno smalto blu, una maglia blu azzurra. Se cenate a casa, o pranzate a casa, insomma, se mangiate a casa, usate tovaglie che stiano, sulle tonalità dell'azzurro e del blu. Perché? Perché hanno fatto degli studi e vi giuro che è così, hanno fatto degli studi e praticamente il colore blu e tutte le sue tonalità, l'azzurro, eccetera, tende a placare la fame, mentre colori come il rosso, come il giallo, tendono ad accenderla. E se ci fate caso, non ci sono ristoranti che hanno le pareti dipinte di blu, non ci sono ristoranti che hanno tovaglie, tovaglioli blu, questo proprio per il fatto che tende a placare la fame come colore, mentre se notate le tovaglie sono sempre gialle, rosse, a quadratini giallo-rossi, le pareti sono sempre beige, giallognole, questo proprio perché tende ad incrementare la fame quel colore. Quindi fateci caso, scrivetemi se già sapevate questa cosa e invece cominciate a farci caso, poi tornate su questo video, ditemi se ho ragione. Numero 6, mettetevi d'accordo con un'amica o ancora meglio un gruppo di amiche
per perdere peso, per perdere qualche chiletto o magari per mangiare più sano, perché no? Perché questo video è, riguarda anche questo. Mettetevi d'accordo tra di voi che ogni giorno, magari a fine giornata oppure non lo so, a metà giornata, ogni giorno vi confrontate su quello che avete mangiato il giorno prima, perché il confronto con gli altri vi aiuterà a restare motivati. Tipo, se la vostra amica è più brava di voi, dite: cavolo, no, domani ce la devo fare anch'io, non mi mangio 7 fette di torta, ne mangio soltanto mezza. Ecco, questo è quello che intendo. Quindi il confronto aiuta sempre a restare motivate e a continuare. Numero 7: mangiate sempre, se siete a casa ovviamente, non è che al ristorante vi dico portatevi lo specchio, però mangiate a casa davanti ad uno specchio. Perché hanno fatto degli studi anche su questo, sì, mi rendo conto che razza di studi sono, però li hanno fatti, e questi studi hanno dimostrato che le persone che mangiano davanti ad uno specchio tendono a mangiare in media un terzo in meno, che non è poco, un terzo in meno rispetto a quelli che mangiano senza specchio. Quindi se siete a casa, mettetevi, piazzatevi uno specchio davanti e vi garantisco che tenderete a mangiare di meno come porzioni. Numero 8, evitate rigorosamente la regola del quello che c'è nel piatto lo devo finire, perché non sempre siamo brave a preparare le porzioni. Tipo, se io preparo la pasta la metto sempre troppa, perché poi non calcolo mai che cresce, ed è una vita che è così, e poi mi ritrovo ad avere un piatto che straborda. Ecco, evitate la regola del quello che c'è nel piatto io lo devo finire, perché non è così. Non bisogna sprecare il cibo, basta metterlo da parte in frigorifero, basta metterlo da parte per il pasto successivo, ma mangiate fino a quando avete saziato l'appetito. Da quel momento in poi esagerate e non avete più bisogno di quello che state mangiando. Quindi piuttosto, quando avete saziato il vostro appetito, la vostra fame, mettete da parte gli avanzi per il pasto successivo. Numero 9, ogni qualvolta vi si presenta la scelta tra scale e ascensore, scegliete sempre le scale. Naturalmente non voglio dirvi di farvi 47 piani a piedi in un grattacielo di New York o di Tokyo, però so cosa vorrebbe dire, nel senso che ci sono stata e non è fattibile, ma non è che io abbia provato per dire. E quindi, se magari, non lo so, sono 3-4 piani, fate sempre le scale, evitate la pigrizia, andate oltre, affrontate la pigrizia, dite no, pigrizia, io farò le scale, e fate le scale, perché questo tipo di esercizio fatto ogni qualvolta vi si presenta la scelta, credetemi che aiuta molto. Numero 10, se sentite la necessità di affidarvi ad un programma di perdita di peso, fatelo sempre con un programma che sia affidabile. Diffidate di quelli che vi promettono tipo meno 20 kg in 5 giorni, perché a parte che non è fattibile, a meno che voi non decidiate di smettere di mangiare, e anche in quel caso non credo sia fattibile, ma anche se fosse fattibile non è una cosa sana. Quindi affidatevi sempre a dei programmi che sono testati, che sono provati, che sapete appunto che sono seri. Uno di questi programmi che io ho provato, che so che è serio, fattibile e soprattutto affidabile, è Diet Expert. Io ho qua un pacco che vi faccio vedere, questo è il loro logo, troverete comunque giù nel box informazioni, troverete il link al loro sito, ci sono tutte le spiegazioni sul loro sito, ci sono programmi diversi per la perdita di peso, e sono dei pacchi che voi ricevete direttamente a casa, che con i pasti già preparati, con tutte le istruzioni già preparate. I programmi di cui vi parlavo sono tre, che sono Booster, Gourmet e Classic Iperproteico. Il Booster è quello più efficace, quello più forte per chi deve perdere molto peso. Questo programma vi permette di perdere fino a 3 kg a settimana, poi il Gourmet vi permette di perdere fino a 2 kg a settimana, quindi vedete che sono dei programmi affidabili, che non esagerano, perché perdere peso è una cosa che va fatta in un arco di tempo molto lungo, anche perché altrimenti poi lo riacquistate, quindi non avrebbe senso. E tutti i piatti che ricevete a casa, tutti i pasti che ricevete a casa, sono creati da chef premiati con delle stelle, quindi sapete che sono anche buoni. Il Gourmet, tra l'altro, è il programma fatto per gli amanti della buona tavola, e ci sono, io li ho provati, quindi sono pasti buoni che non vi lasciano là con la fame. E poi c'è il terzo, che è appunto il classico iperproteico, che è quello fatto per budget limitati. Ricordatevi che con Diet Expert e tutti i programmi seri dovrebbero averlo, c'è sempre un consulente pronto a consigliarvi, a decidere con voi quale dei programmi è quello più adatto a voi e su come procedere. E poi settimanalmente bisogna sempre essere seguiti, e ci sarà, e c'è con appunto con questo brand, c'è una nutrizionista che settimanalmente vi seguirà e controllerà che tutto vada bene, e per qualsiasi naturalmente domanda, richiesta,
perplessità, curiosità, potrete confrontarvi con lei. Online avrete proprio un vostro account che si chiama Diet Color, dove potrete guardare tutti i grafici sulla perdita del peso, sulle vostre, sui vostri miglioramenti, eccetera, e avrete anche la possibilità di prendere un appuntamento proprio con la nutrizionista, se avete necessità, insomma. C'è la guida che vi spiega tutto passo passo rispetto riguardo a questi tre programmi, quindi c'è spiegato tutto, ed in più avrete anche tantissime ricette online se volete scegliere e mettervi voi a casa a preparare, insomma, qualche ricetta, tutto appunto per rientrare nei programmi. Oltre a questo avrete anche accesso al coaching sportivo, quindi c'è anche un coach virtuale che vi consiglia gli esercizi da fare a seconda della vostra situazione. Questo è molto importante, perché non ne ho parlato in questi tips and tricks perché lo sanno tutti, ma anche un buon esercizio fisico, e soprattutto l'esercizio fisico è la chiave, insomma, del non ingrassare, della perdita di peso. Qua sotto comunque nel box informazioni ci saranno vari esempi del prima, del dopo, vari esempi di ragazze come Céline, come Christelle, che hanno seguito questi programmi, quindi trovate tutto qua sotto se siete interessate, se volete maggiori informazioni e, insomma, se siete curiose. Quindi io vi saluto, vi mando un bacione gigantissimo, spero che vi sia piaciuto, vi sia stato utile questo video. E niente, alla prossima. Ciao.